Se il Pescara è rimasto in partita ancora una volta all'inizio, il merito è di Alessandro Plizzari. Sei una certezza, ma non basta più. No, non basta. Io cerco sempre di farmi trovare pronto, però si è incanalata una situazione negativa. L'unico rimedio che conosco è quello del lavoro. E bisogna rimboccarci le maniche, giorno di più. Stiamo facendo il massimo, non basta, bisogna dare ancora di più, secondo me. Alessandro, tu sei giovanissimo, sei classe 2000, ma sei uno dei più esperti di questo gruppo giovane anche per quanto hai fatto in passato. Come ti spieghi un Pescara brillante, un Pescara spensierato e che gioca il calcio zemaniano nel primo mese e mezzo, poi questa involuzione è così evidente? Non so darti una spiegazione, però sai, il primo momento, alla prima difficoltà, bisogna essere molto più maliziosi, secondo me, sotto alcune partite, sai, col Pineto bisogna essere un po' più maliziosi. Ci sono tante partite che non bisogna essere belli, secondo me, e bisogna essere più, non posso dire la parola, ripeto, maliziosi, perché secondo me... Dilla, dai, siamo passate le 11 di sera. Non posso dirla. E bisogna vincere più contrasti in maniera pulita, in maniera sporca, basta che si vincono i contrasti. Cazzimma. Più o meno sì, quello è quello che volevo dire, però bisogna iniziare a pensare meno all'estetica e più al fatto. Pescara che vede andare via i primi posti della classifica, questo ti preoccupa oppure nell'economia della stagione si può rimettere tutto a posto? L'importante è che noi ci ritogliamo da sta situazione del cavolo, perché sono convinto dei compagni di squadra che ho, sono convinto di ognuno di loro e ci sono le possibilità e le capacità di uscirne. Ripeto, stiamo dando il massimo, non basta, bisogna dare ancora di più, quello che penso io.